Sollevare oggetti un po' pesanti e spostare un divano sono azioni che richiedono l'uso della forza muscolare. Ma che cos'è la forza? In generale, la forza è la causa che determina il cambiamento dello stato di quiete di un corpo. All'inizio di una partita di biliardo, la stecca colpisce la pallina bianca in riposo, applicandole una forza che produrrà un movimento. A loro volta, le palle raccolte nel triangolo rimarranno ferme finché non saranno colpite dal pallino. Una forza può anche essere applicata su un corpo in movimento. Con un colpo di racchetta e con la forza muscolare, la pallina vola nel campo avversario. Una frenata e la forza d'attrito dei freni sulle ruote fermano un'automobile in corrispondenza del semaforo rosso. La forza applicata a un corpo non libero di muoversi ne causa una deformazione. Se spingiamo una scatola contro il muro, la forza muscolare la deformerà. La forza è una grandezza vettoriale e per rappresentarla si usa un vettore che ne specifica l'intensità, il punto di applicazione, la direzione e il verso. L'intensità è il valore quantitativo, il punto di applicazione è il punto dove è applicata la forza. La direzione è la retta lungo la quale agisce e il verso è uno dei possibili sensi di azione, destra, sinistra, in alto e in basso. Per misurare la forza si usa il dinamometro. Nel modello tradizionale è costituito da una molla che si allunga proporzionalmente alla forza che si applica alla sua estremità. Oggi si ottengono misure più precise con il dinamometro meccanico o digitale. Nel sistema internazionale l'unità di misura della forza è il Newton, che prende il nome dal grande fisico del XVII secolo, Isaac Newton. Che cos'è la pressione? La pressione è la forza che ogni corpo esercita su un altro corpo o sulla superficie su cui poggia. Ti sei mai chiesto perché sulla neve si sprofonda di meno camminando con gli sci piuttosto che con un paio di scarponi? Succede perché, nel primo caso, tutto il peso della persona si distribuisce su una superficie ampia, mentre nel secondo su una superficie di pochi centimetri quadrati. La pressione è quindi il rapporto tra la forza esercitata perpendicolarmente su una superficie e l'area della superficie stessa. Nel sistema internazionale l'unità di misura della pressione è il Pascal. La risultante di più forze. Che cosa succede quando su un corpo agiscono più forze? Esse agiscono combinando i loro effetti e la forza che si ottiene dalla combinazione di forze singole si chiama risultante. Se le forze sono concordi, cioè hanno tutte lo stesso punto di applicazione, la stessa direzione e lo stesso verso, la risultante è una forza che ha la stessa direzione e lo stesso verso delle forze componenti e come intensità la somma delle intensità di tali forze. Se le forze sono opposte, cioè hanno lo stesso punto di applicazione, la stessa direzione ma verso opposto, la risultante è una forza che ha la stessa direzione delle forze componenti e il verso della forza maggiore e come intensità la differenza delle intensità di tali forze. Se le forze non sono concordi, cioè hanno lo stesso punto di applicazione ma direzioni diverse, la risultante è una forza che ha la direzione, il verso e l'intensità della diagonale del parallelogramma avente per lati le due forze.